il nostro modo di fare politica prevede che cambiamo anche la modalità, per cui sei davanti agli agricoltori, gli dici: compagni agricoltori, per noi la priorità è l'agricoltura, investimenti, fondo perduto, finanziamento, poi vai davanti ai pensionati, cioè la vera emergenza del paese è aumentare le pensioni. Poi vai davanti alle imprese e dici: c'è un solo obiettivo per noi, che è ridurre le tasse alle imprese. Poi vai dai sindaci, sindaci, tutti i soldi ai trasferimenti, il patto di stabilità rimosso, più soldi per dare servizi. Dopodiché l'euro è sempre quello. Allora io lo dico alle imprese, ai pensionati, ai sindaci, ai agricoltori, per me quell'euro va ai giovani, e adesso vi spiego anche come. Perché se non ci mettiamo in testa che la politica a un certo punto è assunzione di responsabilità e di priorità, noi possiamo galleggiare, essere pure eletti, farcela. Ma lo vedete che la vera rivoluzione è tenere fede alle cose che si dicono? Che non lo fa più nessuno.